Ginova è un consorzio nascio, na, nato credo, credo scusa, a maggio 2021, il primo maggio per essere esatti. Eh, l'obiettivo è eh, creare una rete di attività eh, per, verso una società a impatto zero con eh, l'obiettivo anche di um, lavorare con la eh, terra e. E oggi abbiamo un maestro della fermentazione, Carlo Nessler, che uh, parlerà uh, con noi. Avremo poi in realtà altri esperti nel corso dei nostri talk per parlare di umanità, ecosistema e terra. Diamo quindi il benvenuto a una serie di innovatori che stanno trasformando molti settori dall'edilizia all'abbigliamento appunto all'ambiente e all'agricoltura oggi vogliamo creare una connessione tra uh, tutti i nostri uh, partecipanti e tra il nostro uh, pubblico carlo nessler è il fondatore di, di l'azienda cibo fit Officiano Microbiotica, in cui sper sperimenta l'ecologia agricola e le tecniche di uh, fermentazione. Si occupa anche di, un di tante attività, perché ha, ha eh, tradotto anche um, un uh, libro, il testo base della uh, fermentazione. Vorrei. Darvi alcune informazioni ora sul team di consor del, del, del consorzio. Abbiamo alcuni partecipanti con noi. C'è eh, Yukako, che è appunto Yukako Saito, che è la fondatrice di Ginova, che eh, fornisce una serie di iniziative eh, di formazione per l'attività dell'ambiente e agricola. Bene, buongiorno a tutti. Io sono Yukako e oggi vi parlerò un attimo più nel dettaglio di Ginova e dell'obiettivo del nostro uh, progetto, del nostro consorzio. Uh, vi uh, vorrei un attimo ecco, uh, condividere lo schermo con voi. Quindi uh, lo uh, vedete? Uh, questo è il logo di Ginova e questa connessione è il mio modo per ringraziarvi per la partecipazione vorrei ringraziare naturalmente Carlo e Johnny che Johnny so che ci è connesso con noi in Sud dal Sud America ed è mattina presto ed entrambi uh, ci uh, uh, daranno dei contributi fondamentali uh, per la missione di Ginova vi faccio vedere today. qui Io sono fondatrice di Gen nel quadro appunto di Genova. L'azienda la, uh, la, uh, è nata nel 2014 e io proprio in quell'anno lì ho avuto l'onore di essere uh, selezionata uh, del programma per le start-up innovative sotto l'egita del governo italiano. Gen è nata a Milano e uh, ha visto la partecipazione negli ultimi sette anni di... Oltre 30 paesi, cercando di creare un ponte tra il Giappone e il mondo e uh... Cercando di uh, sviluppare dei progetti che mettessero in evidenza gli elementi sostenibili all'interno della cultura giapponese, come pure gli anni, i eh, migliaia di anni che costituiscono le tradizioni uniche in Giappone in, per preservare gli ecosistemi naturali e i microorganismi del suolo, con l'obiettivo di vivere in armonia con la natura e di tornare alla natura. Qui vedete. Um, questi sono alcuni esempi che traggono ispirazione dalle tecniche uh, della cultura uh, millenaria giapponese e dalle uh, tecniche ecologiche. Vedete, qui ci sono alcune. Forse c'è un piccolo problema di connessione. Siamo tornati. Um, vedete queste sono delle tecniche di uh, colorazione provenienti dal Giappone ma anche da altre uh, culture asiatiche e uh, ci sono poi anche altri esempi. Vedete uh, qui a destra uh, ci sono due tecniche. Eh, particolari. La prima è quella di utilizzare l'argilla cruda, appunto, eh, che è una tecnica edilizia e di costruzione che eh, viene utilizzata perché eh, contiene migliaia di microorganismi e non viene bruciata eh, in modo da mantenere i microorganismi all'interno eh, della eh, sostanza stessa. Per questo capite come questi processi sono tutti processi naturali e, e eco friendly um... Quindi vedete qui la, la, il rapporto che inevitabilmente si instaura tra l'architettura e i microorganismi è un tema che viene studiato da innumerevoli istituzioni in tutto il mondo e c'è una ricerca in particolare su questo tema chiamato oh, MOBI, che è microbioma nell'ambiente costruito, eh, è che ehm, è il punto di riferimento attuale che pur appunto si ricollega a una traduzione Molto antica del Giappone. Certo, la questione tra, del collegamento, del rapporto tra l'essere umano e i microorganismi riveste un particolare ruolo all'interno della società. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che la questione della salute riveste altrettanta importanza poiché eh, ci troviamo naturalmente in una situazione in cui l'aspetto sanitario è particolarmente a rischio quindi come possiamo reagire meglio a una situazione come la pandemia covid o altre pandemie cioè certamente la vaccinazione è tra le priorità, credo tuttavia che molti di voi eh, in qualità anche di esperti della fermentazione o anche solo attenti alla questione della sostenibilità e con molti di voi Uh, vogliono approcciarsi a soluzioni più uh, sostanziali, più uh, basilari per creare una sorta di immunità innata per proteggere il nostro corpo. Da quando ho cominciato ad interessarmi all'alimentazione, al cibo, ho cominciato anche a avvicinarmi al tema dell'immunità naturale e ho cominciato a pensare anche a, alla diversità, dal vino al miso, che è il tema principale del, uh, della relazione di uh, Carlo, ma uh, penso anche al cibo uh, ad altri cibi fermentati. Quindi, tutti questi cibi hanno diciamo una serie di sapori, sapori che vengono spesso definiti complessi o complicati, ma in realtà, questo, uh, questo gusto complesso è uh, dovuto alla produzione di innumerevoli amminoacidi, a loro volta uh, derivanti dall'azione di una grande varietà di microorganismi presenti in questi cibi. Quindi, sappiamo anche che. I batteri intestinali ehm, sono alla base della regolamentazione di quella che chiamiamo buona salute, che è il motore per l'immunità negli esseri umani. Ma naturalmente, d'altra parte, è impossibile ehm, aumentare in maniera artificiale soltanto i batteri cosiddetti buoni. Ogni corpo è diverso, ha tanti fattori in gioco, quindi non è soltanto importante crescere dei batteri buoni, ma eh, creare un equilibrio tra tutti questi eh, batteri in un periodo di tempo. Quindi è necessario eh, dare una sorta di modellazione sul lungo termine, perché non, non possiamo naturalmente replicare questi processi in modo industriali. industriale, ciò significa che c'è bisogno di molto tempo. Eh, quando ci avviciniamo a queste... Questioni, dobbiamo uh, pensare anche al fattore resilienza, ai meccanismi della natura, dei cicli naturali um, e non dobbiamo pensarli come qualcosa di separato, di distaccato dalla, sa dalla salute. In realtà parliamo di due facce della stessa uh, medaglia e questo mi porta al punto cruciale. Per rendere la Terra un luogo sano dobbiamo aumentare la sua immagine. E la sua abilità a riprendersi dalle catastrofi naturali attraverso una protezione, attraverso la reintroduzione e l'aumento della uh, varietà dei microrganismi del suolo. Capite bene perché uh, il suolo è uh, l'obiettivo. Di uh, Gen e in un quadro più ampio del consorzio Ginova. L'obiettivo è quello di realizzare due cose con questo consorzio. In primo luogo, uh, facilitare uh, una. Mh, prospettiva quanto più ampia internazionale in modo che ci sia uno scambio proficuo di migliori pratiche di conoscenza ecologica sull'economia circolare attraverso quindi un apprendimento una, attraverso partnership attraverso una rete di scambio appunto reciproco ma dobbiamo andare oltre i generi alimentari oltre il cibo verso un approccio più olistico modificando completamente il nostro modo di vivere di vivere che sia appunto nel settore edilizio, nel settore della moda, ciò che eh, preferite dobbiamo scegliere in tutti questi settori dei percorsi sostenibili ed eco-friendly per poter ri, eh, riportare l'ecosistema nella sua forma originaria e, e quindi. Eh, per questa ragione abbiamo deciso di lanciare questi Genova Innovator Live Talks, che sono dei talk con degli esperti come eh, Carlo e eh, che appunto um, in questi talk uh, parleremo di diverse um, istanze provenienti da diversi settori e. Uh, Partendo appunto dal ramo alimentare mi sento particolarmente um, come dire, coinvolta in prima persona e per questo sono felice di far parte di uh, questa uh, rete. E se un, qualcuno di voi ha una storia uh, da raccontare, una testimonianza da dare, un feedback che pensate possa essere utile uh, da discutere in uno dei nostri live talk, vi prego di contattarmi, di condividere il vostro profilo e saremo davvero molto felici. Di fare una valutazione e potervi eventualmente introdurre in uno dei nostri talk uh, adesso Uh, appunto entreremo nel, nel cuore del nostro talk. Il mio collega Yukari parlerà del primo progetto di Ginova che appunto si chiama Ginen che utilizza la tecnica del suolo giapponese e abbiamo fatto una, un esperimento sociale a Venezia. Do ancora una volta il benvenuto a Carlo e Gianni e sono molto molto uh, contenta del talk e dei prossimi che verranno. Grazie mille, grazie. Um, grazie mille Yukako. Ok, tolgo la condivisione. Grazie. Bene, io passerei la parola a Yukari e Kenta che uh, parleranno in uh, italiano, per cui vi chiederei, se volete ascoltare l'inglese, di modificare la vostra... Um, lingua um, per esempio l'inglese o il giapponese ripeto un attimo le impostazioni avete un pulsante in basso a destra dove c'è scritto interpretazione qui potrete scegliere la lingua che desiderate ascoltare quindi le istruzioni vengono ora ripetute in giapponese passiamo quindi la parola a yukari Buongiorno a tutti. Allora, io condivido lo schermo. Okay. Allora, buongiorno a tutti. Mi chiamo Iucari e eh, mi occupo della comunicazione del progetto di Genova. Eh, il primo progetto di Gino sarà eh, eseguito insieme all'opera architettonica che si intitola eh, Foresta rigenerativa GINE, eh, dell'architetto giapponese Tono Mirai all'occasione della Biennale di Venezia 2021. Eh, la Biennale sarà il primo festival globale nel tempo di Covid in cui eh, architetti di alto livello, istituzioni e responsabili della politica urbana potranno par partecipare e presentare gli approcci avanzati riguardo all'architettura sostenibile e allo sviluppo regionale su scala globale. Allora. Tono Mirai è un architetto contemporaneo che usa il materiale tradizionale giapponese terra. Da molti anni crea un'architettura che nasce dalla terra e ritorna alla terra, rendendo le persone e l'ambiente più sani, valorizzando le tecniche tradizionali e la connessione con la gente locale. <coughs> e la diapositiva sinistra mostra l'opera di Tono e quella di destra è un modello della, della sua opera che sarà esposta a Venezia. Uh, a partire dal 21 maggio. Okay. Ginen è un concetto orientale che significa ciò che si fa da sé, che non impurica un abbandono della natura a sé, ma promuovendo piuttosto un rapporto simbiotico. Questo simbiotico è una parola che si usa molto nel mondo della fermentazione e mi piace molto e tra uomo e natura nel quale i due si prendano cura uno dell'altro e si valorizzino la vicenda l'opera Ginen esprime il piccolo ecosistema di Venezia ed è un'arte sostenibile e circolare a rifiuti zero utilizzando solo materiali naturali e reperiti nella preferia di Venezia più vicino possibile e dopo la mostra tutti i materiali torneranno a terra o eh, avranno una nuova vita attraverso un sistema di eh, circolazione upcycling. Ogni volta che c'è una grande mostra internazionale, come questa biennale di Venezia, sentiamo che i residenti locali sono preoccupati per lo smaltimento dei rifiuti generati alla mostra e noi vorremmo ascoltare anche le voci dei residenti locali e coinvolgerli per migliorare la situazione. Bene, allora proprio oggi, eh, alla guida eh, del nostro collega, architetto italiano di terra Cruda, Antonio, eh, comincia a costruire questa opera a Venezia. Ora siamo eh, pronti a partire per l'avventura di questo progetto innovativo Genova e aspettiamo tanti altri collaboratori eh, che sono interessati e eh, vorrebbero unirsi a noi. Grazie mille. Allora, ora passo a Kenta. Buonasera, spettatori in Giappone e buongiorno agli spettatori europei e degli Stati Uniti. Piacere, mi chiamo Kenta Suzuki, sono un dietista. Faccio parte di questo progetto GNN perché credo molto in well-being, essere in benessere fisico e mentale. Che è uno dei temi principali del nostro progetto. Come qualità di intervista, vorrei appunto sottolineare che il benessere fisico deriva soprattutto dall'alimentazione. Perché? Perché noi siamo ciò che mangiamo. Questa frase spiega quanto è importante conoscere gli alimenti, la produzione, l'arte binaria, le abitudini alimentari e la tradizione. Ma purtroppo, mh, eh, qualità di dietista facendo l'educazione alimentare ai giovani di nuova generazione, molti ragazzi non sanno come è fatto un ortaggio, per esempio un pomodoro, proprio perché la loro fonte del pomodoro è il sugo di pomodoro. Eh, non gli vengono in mente di sapere come è fatto un pomodoro, cosa che qui in Italia ci sono oltre 500 varietà di pomodoro, tra cui diversi prodotti BOP, IGP, come pomodorino, eh, pomodoro, pomodorino del Pennolo di Vesubio, DOP, San Marzano dell'Agro Senese, Cucerino, DOP, eh, Pomodoro di Pachino IGP, eh, e ci sono tanti altri pomodori, anche tanto buoni come pomodoro costoluto, pomodoro cuore di bue. Mm, allora, se siamo fatti davvero da ciò che mangiamo, perché non conoscere gli alimenti? Il nostro interesse sul maestro di fermentazione Nonché il nostro amico Carlo Nestre. Ciao Carlo, nasce appunto dal concetto di well-being. Carlo, durante la nostra intervista, eh, immagino che avete avuto a so, vedere il video, spiegava che eh, il suo ruolo è l'intermediario, cioè trasmette il valore delle materie prime, lavorazione, artigianalità, microbi, ambiente. Insomma, tutti i fattori che fanno parte della nostra alimentazione, la base della nostra alimentazione. La sua, la sua frase eh, ci ha colpito molto. Eh, ed abbiamo deciso di proporre a Carlo di fare il nostro intermediario per collegare tutte le persone del mondo che sono interessate al mondo del webbing, organizzando corsi, scambio interculturale, viaggio studio, in modo tale che possiamo diffondere. Questo concetto di working e di preservare la tradizione, aggiungendo un tocco di innovazione tale da um, saper adeguare alle esigenze di oggi. Detto ciò, eh, lascerei le parole al protagonista della serata, il maestro della fermentazione, Padrone che ci spiegherà meglio il mondo della fermentazione e che cosa vuol dire preservare la tradizione. Grazie. Grazie. Sì. Vediamo. Sì, ah. eccoci. Ecco, buongiorno, buonasera a tutti. Ehm... Beh, l'introduzione di Kenta è stata molto bella, molto emozionante per me. È stato un bel incontro, eh, questo con Yukako, Kenta Yukari, con questo mondo di Genoa che sta nascendo, diciamo, in questa forma di, di associazione, con l'idea appunto di mh, portare della conoscenza e delle correlazioni, delle interazioni tra persone che hanno a cuore qualcosa di particolare, che oggi è molto importante. A me viene da parlare di ecosistemi. La prima cosa che mi viene in mente ogni volta che sento tutto questo tipo di discorsi che stiamo facendo sono gli ecosistemi. E forse non a tutti sembra logico che una, una persona che si occupa di fermentazioni come faccio io, produco miso, produco shoyu, ma anche verdure fermentate, con buccia, eh, e poi insegno a fermentare alle persone, insegno anche a chef, eh, anche di ristoranti molto importanti, molto belli, molto chic, a utilizzare dei prodotti fermentati che in un certo senso hanno molto a che vedere con il nostro mondo agricolo, cioè un mondo meno chic apparentemente. Perché allora mi viene da parlare di ecosistemi? Perché in realtà la definizione di ecosistema è qualcosa che mi piace molto e mi fa spesso riflettere: cioè un ecosistema è un sistema di esseri viventi in relazione tra loro. Chiaramente questa relazione è fatta di tanti modi di relazionarsi: quello attraverso il cibo, attraverso l'aria, attraverso la comunicazione, attraverso il, eh, recipro la reciproca utilità che gli esseri viventi si danno. Ed ecco allora che quando parliamo di un ecosistema, se andiamo a vederlo in senso, diciamo, più metaforico, più generale, sembra che parliamo di qualcosa che è una via di mezzo tra la realtà assoluta, siamo tutti in relazione gli uni con gli altri, sia esseri umani che esseri non umani, che esseri viventi e esseri non viventi. La relazione c'è, tutto l'universo è connesso sia in un senso più culturale. Alla fine tutto quello che arriva a noi in qualche modo passa attraverso le varie culture, attraverso la conoscenza. Ecco perché eh, mi viene spesso da dire che attraverso le cose che facciamo dobbiamo sempre ricordarci che facciamo cultura. Io ho iniziato a fare fermentazioni tanti anni fa, per curiosità, per passione, mi piaceva la cucina e allora ecco che ho iniziato a, a approfondire una cosa che per me era magica. Ero molto giovane e mi sembrava impossibile che una cosa come un succo di uva potesse diventare vino, una, un, un impasto che sembrava morto, inerte, come l'impasto di acqua e farina. Bastava aggiungerci poco poco lievito, poca pasta madre, e iniziava a crescere, a cambiare sapore, eccetera, eccetera. I prodotti fermentati sono tantissimi. Questa cosa mi affascinava e poi, piano piano, ho iniziato a produrre queste cose prima per me, poi anche per la mia famiglia, per i miei amici. E poi a un certo punto, come è naturale che sia, oltre che far vedere ad altri come si fa, ho iniziato a pensare di aprire un'azienda, un'azienda piccola. In cui però mi è venuto naturale fare una cosa, cioè iniziare a dire, ma se io faccio il miso, perché devo usare la soia che nel mio contesto specifico del centro Italia non cresce bene? Ci vuole tanta acqua quando in una stagione estiva qui da noi l'acqua non c'è, non piove tanto, e il, il clima, l'ambiente non è quello adatto. Allora ho iniziato a dire, proviamo a vedere se questa cosa si può fare con altri legumi. Con altri cereali rispetto a quello che è la tradizione antica, originaria di questo tipo di eh, prodotto fermentato. Ma facendo tutto questo, mi sono reso conto che molte persone venivano da me a chiedermi cosa fai, perché lo fai, perché lo fai in questo modo, perché a un certo punto hai smesso di usare la soia. E tutti questi perché mi hanno fatto capire che quando facciamo delle cose, facciamo cultura. Cioè creiamo delle conoscenze, delle curiosità, delle informazioni che servono anche ad altri. Allora mi sono accorto che piano piano c'erano dei ragazzi che venivano a dirmi possiamo darti una mano, possiamo vedere quello che fai, ci piacerebbe anche a noi fare un'azienda che abbia una relazione col territorio. E col territorio non intendo una cosa nazionalistica, ah io sono italiano, per cui i prodotti italiani sono migliori. No. È quello che è l'ambiente in cui io vivo se io vivessi in un altro paese del mondo userei altre materie prime per fare quello che faccio perché quello che è importante non è il mio orgoglio ma è la mia relazione con gli altri esseri viventi alla fine il mio orgoglio è solo una insicurezza che mi porta a non essere convinto di quello che posso prendere accettare e eh, arricchirmi attraverso il rapporto con gli altri. E io questi altri li vedo come esseri umani, ma anche microbi, anche piante, anche animali. Allora questo mi porta a cercare di avere una relazione più rispettosa, ma un, un rispetto che nasce dall'amore, dal, dal guardarmi intorno e vedere una natura che mi accoglie. E allora io cerco di ridare alla natura questa accoglienza, questo rispetto, questo amore. Ed è una cosa reciproca, come tra persone. E questo a me sembra così naturale che è normale che a questo punto dica io sono un intermediario, come diceva prima Kenta. Perché per me è essere un intermediario? Perché io scopro delle cose, lavoro con dei microbi che lascio fare quello che vogliono fare. Il concetto che ha espresso Yukari, no? di Jin En mi pare, ciò che si fa da sé, eh, questo nella fermentazione è la cosa principale. Non, eh, non sono io che fermento, non posso decidere cosa fanno i microbi. I microbi lo fanno e le fermentazioni migliori sono sempre quelle che hanno almeno una parte di fermentazione spontanea, cioè, operata da microbi che decidono loro di esserci, decidono loro di lavorare, e soltanto io cerco di condurli, di creare delle condizioni in cui questi microbi hanno le condizioni ideali. Ecco perché gli ambienti tradizionali, naturali o seminaturali, quelli che l'uomo ha creato, ma poi è riuscito a gestire in modo il più possibile sostenibile a lungo termine, sono spesso i posti perfetti, ideali. Per creare certi prodotti eh, fermentati e anche non fermentati, volendo, creati dall'uomo. Qui in Italia abbiamo tante tradizioni che ne so, di formaggi, ad esempio, che hanno una loro tipicità legata al territorio, ma non solo al territorio, come dire una nazione, ma al territorio proprio una specifica cantina. Non eh, non si parla di cose molto grandi, si parla proprio nel piccolo. Nella cantina di un signore un formaggio viene in un modo, nella cantina del suo vicino viene in un altro. E questa diversità è sempre stata considerata una ricchezza, perché ci dà la variabilità, ci dà la possibilità di cambiare, di scegliere e non di essere sempre sullo stesso sapore, sempre sullo stesso tipo di prodotto. Allora non ci vuole la globalizzazione del mercato per variare nella nostra dieta, per variare nel nostro gusto, sulla nostra tavola. Quello che ci vuole è quello di rispettare la diversità, esattamente come per avere un ecosistema forte, un ecosistema che si chiama resiliente, cioè capace di resistere agli interventi esterni, per quanto forti siano, ci vuole biodiversità. Questa diversità tra gli esseri viventi, sia all'interno di una specie, sia tra le varie specie, e questo è molto importante da capire, la biodiversità non è solo interspecifica tra i vari diversi esseri viventi, piante, animali, insetti, microbi, funghi, eccetera, ma anche all'interno della stessa specie. Se non abbiamo biodiversità all'interno di una specie, non abbiamo nemmeno la possibilità di adattamento a livello di specie, a livello di popolazione. Ecco perché da sempre nell'umanità c'è il mito del viaggio. Il mito del viaggio c'è cioè, di andare in altri posti e di incontrare altre persone, di scambiarsi conoscenze e di scambiarsi DNA. Penso che capiate bene cosa voglio non è un caso che i viaggiatori le viaggiatrici siano persone affascinanti che quando si è in viaggio ci si innamori o ci si innamori delle persone che viaggia. Questo a livello diciamo culturale antropologico è un segnale che ci dice che la biodiversità intraspecifica è fondamentale per permetterci di adattarci al cambiamento, di adattarci a un universo che ci accoglie ma ci chiede di essere maleabili, capaci di trasformarci e di accettare. Uno dei personaggi che mi ha più ispirato nel mio atteggiamento, diciamo, vicino all'agroecologia, vicino al rispetto delle forme viventi, vicino al rispetto di quello che è il modo naturale di evolversi degli esseri viventi, cioè attraverso i microbi. Questo, questo pensare ai microbi come parte del nostro universo, parte della nostra aria, parte del nostro suolo, di tutti gli oggetti, non in senso di microbi dannosi. A me tutto questo modo di vedere la natura in modo più aperto, più accogliente, mi viene non dico soprattutto, però una delle più importanti fonti di ispirazione è stato Masanobu Fukuoka. Leggere i libri di Masanobu Fukuoka per me è stato illuminante e lui parla di non agire. Non agire significa rispettare, accettare. In senso umano mi viene da pensare a quello che noi chiamiamo ascolto. Quando noi siamo disposti ad ascoltare una persona, a entrare in empatia con quella persona, il rapporto funziona, funziona meglio. Riusciamo a essere anche di aiuto a una persona che eventualmente è in difficoltà. Abbiamo questo stesso atteggiamento verso il nostro ecosistema. Riusciamo a riconoscere il nostro ecosistema, riconoscere che ciò che noi facciamo influenza direttamente il mondo in cui viviamo. Questo secondo me oggi non è così facile, però è molto importante. E a me viene da parlare di queste cose quando sono stato invitato qui, in un certo senso perché faccio miso, faccio shoyu in Italia utilizzando ceci, eh, piselli, lenticchie, fave, no? farro, orzo, miglio insomma, cose che non sono proprio eh, la tradizione più comune in Asia, in Giappone, Cina. E, quegli, e gli altri paesi in cui si fanno prodotti del tutto simili, però vedete, per me è normale pensare che se io voglio eh, fare qualcosa di buono e di particolare, devo accettare quello che ho, quello che c'è. Allora, eh, guardandomi intorno, vado a cercare i produttori, i piccoli produttori, che lavorano in modo più attento, più accurato e a volte è un po' difficile lavorare con loro perché magari dentro al grano, ai ceci o alle lenticchie che vado a usare, ci sono un po' di sassolini, c'è un po' di terra, perché sono piccoli produttori, non sono una grande industria. Però il prodotto che loro mi offrono o quello che posso coltivare io ha un livello qualitativo molto più elevato. Ma questo deve essere valorizzato. Se io prendo un legume comune nella mia terra e lo porto al mercato, Molte persone non capiscono il valore di quel legume, ma se io inizio a valorizzarlo attraverso una trasformazione e ne parlo, allora capite che per me è molto più importante per fare cultura, per far capire agli altri l'importanza dell'ecosistema, del relazionarsi con gli esseri viventi e via dicendo, avere dei prodotti locali e trasformati e particolari. E se io facessi un prodotto che è tipicamente italiano? probabilmente molti italiani mi ascolterebbero di meno. Okay. Allora, in questo Carlo, senso... Grazie sì. <ride> sì, grazie mille per la conversazione molto interessante. Magari passiamo alla prossima conversazione con Gianni. Un attimo, sì. con Tomoko, sì, passiamo un attimo, scusate. Really cool. grazie, è stato davvero interessante per me capire la relazione tra i luoghi e i microbi. Ma prima di andare avanti, adesso parleremo in inglese, quindi se volete ascoltare la traduzione in italiano, potete cliccare sul tasto Italian Italiano e potete ascoltare la lingua che preferite. Adesso abbiamo il nostro ospite, Johnny Drain, consulente dall'Università di Oxford. Johnny lavora con la fermentazione, con il concetto di sostenibilità e parlerà di come potremo cibarci in modo più sostenibile dal punto di vista ambientale per aumentare la sostenibilità e ridurre gli elementi di scarto. Grazie per essere qui, Johnny Drain. Sei libero di parlare di qualsiasi cosa tu voglia. Grazie, grazie Carlo, grazie Tomoko. Credo che quello che Carlo abbia detto per quanto riguarda la cultura e la, la tradizione sia molto uh, interessante, perché io credo che tanto in italiano come in inglese il termine cultura è molto importante quando parliamo del contesto della fermentazione perché può riferirsi alla comunità dei microbi eh, di per sé, ma si riferisce anche alle tradizioni di un gruppo di persone, di un piccolo gruppo di persone come stava dicendo Carlo, ad esempio una famiglia che un gruppo di agricoltori che possono produrre un tipo particolare di formaggio. oppure un gruppo più ampio di persone. Quindi c'è questo doppio significato per quanto riguarda questa parola, quella di cultura. E credo che Carlo abbia parlato molto bene dell'idea di comunità che ci porta al, a pensare al sistema della circolarità e anche l'idea di questa idiosincrasia. Quando parliamo del cibo, questo è il motivo per cui amiamo un determinato tipo di formaggio legato ad una determinata regione. E questo riguarda ovviamente qualsiasi tipo di alimento in tutto il mondo. Nel 2014 mi uh, sono occupato di uh, ricerca alimentare e abbiamo lavorato su un uh, progetto e quello che abbiamo appreso... Quello che ho appreso da persone, specialmente donne di 70-80 anni, erano delle tecniche ancestrali che venivano trasmesse di generazione in generazione alle famiglie. Davvero per centinaia di anni è stato fatto. E quindi ho documentato e ho fatto mie queste tecniche. Vorrei parlare adesso del concetto di circolarità. Magari qualcuno di voi è a dimestichezza con questo sistema con le ambizioni di eh, Ginoa. L'idea per quanto riguarda il sistema della circolarità è proprio il questo concetto delle tecniche che utilizziamo queste tecniche molto antiche sono tecniche circolari e sono si diversificano da quelle moderne che invece sono lineari possono essere definite da l'idea di uh, prendere, fare e poi disfarsi per riparare, per ricreare e per riciclare, quindi si crea questo sistema circolare che avete visto prima nella slide e l'obiettivo è quello di minimizzare l'uso e gli effetti sul nostro ambiente, diminuire l'emissione di enidride carbonica e rimettere le risorse in circolo per il numero maggiore possibile. E l'elemento chiave è che il materiale di scarto di un processo dovrebbe rappresentare l'input per un nuovo processo. Quindi potrete chiedervi, beh, questo suona interessante, ma come può essere relazionato a, al cibo, ai formaggi? Il concetto è che gli esseri umani sono davvero innovativi e creano sempre dei modi innovativi per... Utilizzare questo processo. Quindi, quando prendiamo come esempio il formaggio, come ha detto eh, Carlo, potremo utilizzare un formaggio, come ad esempio la ricotta, che Significa qualcosa di ricotto, di cotto nuovamente. Quindi si può estrarre tutta la bontà che è presente nel latte e nel tutto il processo della pastorizzazione, e viene messa tutta la conoscenza, lo sforzo e energia nel creare questo formaggio, quindi la ricotta ad esempio è un esempio ottimale di questo sistema circolare per ottenere, per sfruttare tutte le energie e gli aspetti positivi del prodotto di base, del latte. Quando parliamo della circolarità parliamo anche del eh, terreno, quindi parliamo tutto ciò che è coinvolto il sole che crea energia, ma logicamente è il terreno che è una camera di incubazione che ci produce poi i uh, prodotti ed è un elemento molto importante da preservare. E io uh, ritengo, come credo anche Carlo e Yukako che sia molto importante per noi avere un approccio globale. Ho solamente due minuti e mezzo a disposizione, quindi vorrei parlarvi della, di un'associazione in uh, Regno Unito che si basa sul concetto di circolarità. Quindi se siete interessati anche a saperne di più, e recentemente il mio lavoro si è focalizzato uh, su un sistema uh, innovativo e... e Stiamo cercando di creare un'azienda che utilizza la fermentazione, le tecniche di fermentazione per prendere i bioprodotti e creare da questi salse, condimenti dal, dai bioprodotti. Quindi stiamo cercando di utilizzare questa cultura, questa tradizione molto antica, um, micro, microbica, della quale stava parlando anche eh, Carlo, cercando di evitare tutto il processo negativo che invece vediamo nella moderna globalizzazione. E eh, ritengo che questa sia proprio la chiave per utilizzare le risorse che, che abbiamo a disposizione. Perché spesso questi bioprodotti non vengono utilizzati, magari vengono, non vengono valorizzati e vengono gettati via. Quindi credo in uh, conclusione. Prima di parlare assieme, assieme a Carlo, uh, credo di concludere qui e magari possiamo rispondere insieme alle vostre domande, insieme a Carlo. Grazie Johnny. È stato davvero interessante ascoltare questo discorso. Ci puoi spiegare, Carlo, che cosa c'è dietro di te? Questi contenitori contengono uh, soia, ma anche fave e ceci, e questo è il mio ufficio, chiamiamolo così. Ah, non ho. Non ho a disposizione un muro, bianco, un muro bianco, quindi ho deciso proprio di mostrarvi con che cosa lavoro. In questo momento sto utilizzando un ferro particolare che è l'IST16 e che si trasforma in legno con il tempo, quello a cui non pensiamo è che è molto, abbiamo bisogno di alcuni documenti in particolare per poter utilizzare il legno perché ci sono diverse legislazioni da parte dell'Unione dell Europea. Quindi questo è per dimostrarvi che il nostro mondo moderno non va avanti, ma spesso si ritorna indietro. Bellissimo, vediamo. Vorresti parlare di qualcosa, Carlo, a Johnny? Vorresti dirgli qualcosa? Io ritengo che i prodotti di scarto o i residui non dovrebbero esistere perché nel mondo naturale non c'è, non ci sono elementi di scarto, ma tutto fa parte di un sistema circolare del piante moderno. Potete vedere quanti scarti producono e nessuno se ne occupa e io so che Johnny tu ti stai occupando di questo potresti spiegarci un po' di più che cosa fai? Sì grazie Carlo io lavoro con molti ristoranti e molti di questi sono dei ristoranti di lusso con stelle Michelin E quando ho iniziato a lavorare in questi posti, ho visto che tutto questo cibo davvero costoso veniva gettato nei cassonetti. Magari veniva cucinato, non so, una parte del cervo e poi le parti esterne venivano gettate perché veniva tenuta la parte perfetta al centro e venivano aggi poi aggiunte le bacche, eccetera. E questa parte centrale veniva tenuta mentre le altre parti venivano gettate. Io sarei stato contento anche di mangiarle, devo dire la verità. Quindi ho pensato, beh, non dovrebbe essere così. Quindi, lavorando con vari ristoranti, mi sono resa conto che questa è una pratica comune e... Tutto questo cibo potrebbe essere dato anche ad altre persone che sarebbero ben liete di, di consumarlo. Quindi c'è una grandissima quantità di cibo che viene gettata via, parliamo addirittura di una percentuale elevatissima. Logicamente è una percentuale che dipende dal tipo di prodotto, magari si arriva a parlare di un 20% di carne gettata via, ma noi siamo in una condizione nella quale la popolazione sta aumentando e avremo dei problemi nell'utilizzare l'approccio che stiamo utilizzando adesso nel futuro. Quindi dobbiamo ridurre questi residui eh, questi eh, prodotti di scarto magari è successo anche a te che hai cercato di riutilizzare di riciclare questi prodotti di scarto ma a un certo punto hai visto che i prodotti che hai realizzato con i prodotti di scarto sono addirittura migliori per esempio ti faccio vedere questa è la mia eh, salsa di soia e questa l'ho prodotta con il prodotto di scarto ho messo ho prodotto questa polvere e molti cuochi mi hanno detto che la polvere addirittura è più interessante della salsa di soia, che è una salsa buona, ma io credo che quello che non sia chiaro per molte persone è che dal prodotto di scarto non solo si può utilizzare qualcosa, ma anche qualcosa che magari è migliore del prodotto principale. Assolutamente, uno dei miei migliori collaboratori è, un, è uno chef nel Regno Unito e lui ritiene che i prodotti di, uh, di Scarto sono l'errore dell'immaginazione. Quindi se abbiamo dei prodotti di scarto significa che non abbiamo avuto abbastanza immaginazione. Dovremmo utilizzare tutto. Quindi potrebbe essere il risultato della mancanza di attenzione o la mancanza di immaginazione. E ci sono ad esempio dei casi in cui le persone hanno utilizzato diversi prodotti di, di scarto per utilizzare, per produrre poi nuovi prodotti. Sono d'accordo con te. E un'altra cosa prima di andare avanti è che la circolarità è molto importante. Io vedo che quando faccio qualcosa con i prodotti di scarto, mi dà anche del lavoro da dare a altre persone. Quindi c'è anche la possibilità per molte persone di avere un nuovo lavoro. E quindi i prodotti di scarto sono qualcosa che hanno un impatto sul benessere delle persone. Quindi se tutti noi possiamo fare qualcosa di meglio con i prodotti di scarto, possiamo fare molte cose. Assolutamente. Un'altra cosa importante è se avete dei prodotti di eh, scarto, bisogna anche pagare una persona che se ne prenda carico e può vestirli, quindi c'è anche un costo finanziario. Spesso poi questo cibo arriva ad una discarica. E verrà prodotta molta anidride carbonica per distruggere questo materiale, quindi può danneggiare eh, l'ambiente. Magari poi anche i miei scarti potranno raggiungere altre località e quindi questo avrà una, un impatto. Grazie Gianni e Carlo per questa interessante conversazione. Adesso vorrei far partecipare anche altre persone a fare domande. Quindi se, se volete parlare eh, potete anche fare le domande in giapponese o in inglese, come preferite. Magari se potete farvi notare chiedendo la parola. Ci sono delle domande? Abbiamo persone da tutto il mondo, ma vedo una domanda sulla chat che dice e chiede: siete stato in grado di utilizzare di introdurre dei cambiamenti nel sistema nel vostro paese di modo che il vostro paese possa rispettare dei modi più naturali nell'agricoltura, nella cucina? Per esempio, in Polonia, dove io vivo, l'IVA per i fertilizzanti organici è del 23%, mentre per le sostanze chimiche è dell'8%. E questo influenza le, sceglie, le scelte, chiedo scusa, dei, degli agricoltori. Volete rispondere a questa domanda? Io credo che il problema sia molto grande, spesso ne, nella politica non c'è sensibilizzazione per, questa, per questo punto, quindi è molto interessante. Il punto è che noi possiamo fare qualcosa nel campo, ma la scelta del consumatore, del mercato, quello che io vedo in Italia quello che vedo che è accaduto negli ultimi 20 anni, è che ci sono molte persone che hanno cercato di scegliere, di utilizzare, di consumare cibo biologico. Quindi i produttori sono incentivati a produrre cibo organico perché c'è una richiesta. E possiamo quindi cercare... Dovremmo cercare di dargli più fondi per produrre cibo biologico. Perché generalmente, purtroppo, in Italia questi sistemi non sono molto veloci. Cosa ne pensi, Johnny? Sono d'accordo. Io credo che questa domanda riguardi anche la globalizzazione e tutti questi sistemi sono davvero complessi. Noi cerchiamo di educare, ma quello che dobbiamo fare è, è quello di... È il fatto di coinvolgere tutte le parti, ma soprattutto i politici, per creare delle legislazioni che possano incentivare le persone ad investire in tecniche migliori. E questo esempio di cui proprio parlava Zaneta, quindi cercare di cambiare la tassazione per quanto riguarda i fertilizzanti, Se questo potrebbe essere una scelta migliore. Quindi cercare di uh, far partecipare diversi attori in questo uh, sistema della sostenibilità globale. Grazie. Vediamo moltissime domande nella chat e c'è una domanda per Carlo da un produttore che vuole chiederti perché hai deciso di produrre il miso. Grazie per la domanda. Ero affascinato e stavo pensando. All'inizio ho cercato di fare il miso senza sapere nulla del miso, ma poi ho intuito che c'era qualcosa di speciale al riguardo e so adesso che miso e altri prodotti come i formaggi non hanno solo l'umami, non hanno un, uh, dei composti organici che stimolano e ci fanno sentire bene e quando si ha questa sensazione si è portati ad andare avanti quindi avevo questa ero affascinato dalla cultura giapponese ma quando ho cominciato a fare questo tipo speciale di fermentazione iniziato da Koji e poi osservavo durante il tempo come la Roma cambiava, è stato, davvero, è stato davvero interessantissimo per me, quindi non ho potuto più fermarmi. Grazie Carlo. Abbiamo un'altra domanda per Carlo dalla Giappone. vuole eh, chiedere se hai utilizzato il farro per produrre il miso e vuole eh, chiedere come lo fai, cioè lo fai bollire. Io utilizzo il vapore, non lo porto a bollore, utilizzo il vapore. lo lascio in ammollo per circa una notte così diventa umido e poi utilizzo il vapore mentre se viene bollito diventerà troppo duro quindi non è molto non è molto facile è un altro tipo di di cereale si può fare, ma si può produrre miso in realtà con tutto e ci sono degli ottimi esempi. La questione è sempre: ha senso produrre il miso da qualcosa che non è legato all'ambiente? Questo è il punto per me. Non mi chiedo se venga meglio con il mais o con il farro. Grazie, Carlo. Abbiamo un'altra domanda, ma è in italiano. Da uh, Yukiko, vedi la domanda: Perché avete scelto Venezia per il progetto Genoa? Io credo che. Per, il, per la Biennale di Venezia, che è un evento molto importante nel quale questo progetto verrà presentato. Quindi io credo che sia stata scelta proprio per l'evento della Biennale. Grazie Carlo. Eh, abbiamo un'altra domanda per Carlo, buongiorno a tutti, grazie per i vostri interventi molto interessanti. Io sono uno studente e vorrei chiedere a Carlo per quanto riguarda la differenza, la difficoltà, chiedo scusa, delle leggi dell'Unione Europea. Come la legislazione può aiutare degli imprenditori come te? È un'ottima domanda. Il punto è che le leggi spesso cercano di fare delle cose positive per gli utenti, per i consumatori in questo caso. E questo spesso comporta delle difficoltà per il produttore. Ma spesso non è una cosa negativa. Si tratta semplicemente di eh, controllo. Per me, cercare di capire lo sviluppo di nuove tecniche o nuove, nuovi modi. Perché, ad esempio, io posso, non solo io, ma noi possiamo fare in questo momento delle salse di soia che sono migliori di quelle del passato. Ma spesso la legge rimane indietro e non va di pari passo con la tecnologia, con la cultura, con i gusti delle persone, quindi ci dovrebbe essere una relazione tra le persone che fanno le leggi e le persone che lavorano sul campo, nel campo. Quindi ci dovrebbe essere dialogo fra di loro e spesso non è comune, non avviene, specialmente nella grande, nelle grandi imprese. Le grandi imprese possono parlare con i legislatori, ma non i piccoli produttori. I piccoli produttori devono creare delle associazioni che, e poi l'associazione parlerà al governo. E in molti paesi c'è un qualcosa di positivo, diverse leggi per le grandi aziende o per le piccole aziende. Quindi io faccio sempre lo stesso esempio. Se ho una piccola quantità di grano e lo devo pulire, io lo posso controllare con gli occhi, lo posso toccare tutto con le mani e posso rimuovere. Qualcosa che non è buono, ma se ho tonnellate di grano, logicamente non lo posso analizzare tutto con gli occhi o con le mani. Se c'è un topo nel grano, logicamente non, non verrebbe trovato, forse. Quindi è un modo diverso di lavorare. Ci sono delle necessità diverse a grande o a piccola scala, su grande o piccola scala. Un'altra domanda dal Giappone riguarda il miso e chiede, credo che sia una domanda per te sempre Carlo, Dice che il miso utilizza diversi cereali, ma hai fatto degli esperimenti con diverse combinazioni, sale, fermentazione, con tutti i tipi diversi di cereali. Sì, ho fatto diverse sperimentazioni con i legumi. E ho notato che ci sono diverse differenze e si possono fare molte cose. Quello che vedo è che spesso pensiamo che sia meglio utilizzare qualcosa di specifico, ma poi notiamo che c'è dell'altro. Si può si possono utilizzare gli stessi ceci utilizzati in due luoghi, in, nello stesso luogo, chiedo scusa, ma il risultato sarà diverso. Quindi quello che io suggerisco è quello di non smettere di provare e di non pensare che le cose saranno sempre lineari, perché magari se si cambia una minima cosa il risultato sarà totalmente diverso ci sono molte persone che hanno cercato di ridurre il contenuto del sale nel miso hanno cercato di fare qualcosa di positivo ma in realtà c'è bisogno del sale per i microorganismi quindi se viene diminuito il livello di sale non sarà non sarà una buona cosa perché diventerà più acido e cambierà l'aroma. Quando, ad esempio, mi occupo della fermentazione dei limoni, se io diminuisco la quantità di sale, il sapore sarà pessimo. Ma magari la quantità di sale è diversa per altri agrumi o altri sostanze vegetali, quindi non so se ho risposto in realtà alla domanda. Grazie Carlo, sì credo che tu abbia risposto alla domanda. Un'altra domanda è come hai portato il COGI in Italia? Ho comprato il Tanekoshi dal Giappone, dai produttori in Giappone e l'ho prodotto da solo. Sono un produttore, e logicamente ho iniziato la mia metodologia di produrlo in Italia. Logicamente è diverso da come viene prodotto in Giappone, ma è buono quindi, ok. Abbiamo molte persone che sono interessate proprio alla produzione di miso fuori dal Giappone. E poi abbiamo un'altra domanda che richiede informazioni sul terreno. Come lavorare sul terreno? Magari Johnny potresti rispondere a questa domanda? Quello che vedete adesso per quanto riguarda le pratiche di uh, produzione su larga scala, quello che succede è una produzione eccessiva e il risultato è che il terreno perde l'abilità di autosostenersi, nel senso che perde la, il valore e la potenza microbica, quindi vengono persi i microbi e le sostanze nutrienti, ma tipicamente i funghi, quindi manca un'interazione importante Quindi tutto ciò viene perso e quello che dobbiamo fare è renderci, assicurarci che vengano utilizzate dei sistemi eh, sostenibili. Questo è quello che dovremmo fare, queste pratiche rigenerative che... Non devono riguardare solo il piantare una, un albero o tagliarlo, ma dobbiamo chiederci di occuparci di una produzione sostenibile e questo è il motivo per cui ho deciso di uh, cambiare. Di utilizzare i residui e poi le sostanze di scarto e poi reintrodurle nel terreno per rigenerarlo a sua volta, di modo che questi uh, microbi e i funghi possano continuare a sostenere il terreno, la vita. Sulla base della tua esperienza, Giovanni, i ristoranti um, vengono aperti o c'è l'interesse nel in lavorare o in investire nella, uh, nella trasformazione del, uh, dei uh, rifiuti uh, alimentari? C'è stato un po' di interesse, devo dire, in passato, non da molti ristoranti, però eh, alcuni avevano, mh, diciamo, eh, alcuni, diciamo, avevano manifestato l'interesse, in particolare piccoli ristoranti. Nel frattempo però anche le catene si sono, hanno cominciato a guardarsi intorno e a pensare uh, se i rifiuti di produzione alimentare, gli scarti di cibo potessero essere un buono uh, strumento uh, da, dal punto di vista proprio economico. Non so se poi questo interesse si sia tradotto in qualcosa di più concreto. So che comunque c'è stato un po' maggior maggiore attenzione anche alle tecniche e alle pratiche all'interno della cucina per poter ridurre gli scarti di cibo e i rifiuti di tipo alimentare. Grazie Gianni. Abbiamo un commento che è di uh, ET Kitchen che eh, Calibrow che eh, appunto dice grazie per la straordinaria iniziativa. Io sono un sommelier e uno chef a Colonia in Germania e io ho cominciato a conoscere il miso, il kimchi e lo shoyu per il sia e eh, l'ho introdotto sia nei ristoranti che eh, come eh, cuoco a domicilio. Ho anche eh, introdotto eh, alcuni prodotti biologici regionali per la fermentazione di miso chimici e della salsa di soia c'è eh, in realtà una piantagione di tè in Germania e c'è anche la casa del tè in Italia e io il prossimo mese eh, farò proprio una, una formazione per il riutilizzo del tè eh, biologico in modo sostenibile grazie molto interessante Vedo qui una domanda sul riso da no, chef. Io non utilizzo il riso per il koji perché, in questa area particolare, il riso non viene coltivato. Sono circa. 500 km dove ci sono appunto le piantagioni di riso e quindi non ho grandissima esperienza. In generale posso però dire che dovremmo pensare non solo in termini di cosa buona e cosa cattiva, cioè di una cosa che funziona o no piuttosto in termini di differenze. Eh, quindi un prodotto non è buono, non è cattivo, può essere migliore o meno buono per un determinato utilizzo. Per esempio penso a un tipo di pianta che può essere uh, buono per... Per preparare un determinato piatto ma non per un altro questo è tutto quindi fate un tentativo provate cercate di capire per quale preparazione o per quale diciamo uso il riso può il tipo di riso può essere utilizzato e eh, devo anche dire che le persone sono molto flessibili e adattabili potete dargli eh, quello che eh, preferite e, eh, e, poi, e se avete qualcosa ad alto contenuto proteico che sia orzo o che sia riso saranno molto contenti ve lo posso dire allora Yuki ha una domanda e per carlo se la domanda viene tradotta se è possibile fare dei condimenti delle, delle salse, per uh, Carlo, uh, la, uh, parlavi del morumi, Carlo, no? E quindi ci sono, oltre al morumi, uh, altri materiali, altri ingredienti che tu puoi utilizzare per i condimenti. Sì, ci sono molti, uh, molti. Um, alimenti o comunque rifiuti alimentari per esempio dal pesce anche dal, dagli ortaggi l'unica cosa è che è necessario sperimentare e trovare il modo più corretto per trasformare i rifiuti in qualcosa di delizioso ma le possibilità sono davvero tante e per questa ragione io spero che in futuro la rete tra le persone che hanno acquisito l'esperienza e hanno un interesse in questo ambito possa allargarsi sempre di più, magari c'è un produttore di salame eh, che eh, può um, che ha una serie dei rifiuti, ma non è capace di trasformarli in qualcosa di oh, buono, entra in contatto con un'altra azienda che ha questa esperienza e può acquisirla, per cui se siamo dei piccoli produttori alimentari dobbiamo lavorare insieme e non vederci come concorrenza, non dobbiamo lottare gli uni contro gli altri, ma dobbiamo combattere gli uni con gli altri per un obiettivo, e cioè creare qualcosa di delizioso da eh, magari rifiuti eh, alimentari che a prima vista non sono così buoni. Ci sono alcune piccole aziende che lavorano in questa decisione. Noi in questa direzione noi speriamo di fare sempre meglio. C'è un'altra domanda che è in italiano da parte di Silvia. Non so se riuscite a vederla. Sì, Silvia eh, dice per un piccolo produttore che volesse commercializzare il prodotto come si possono fare i controlli, i controlli di salubrità uh, per, necessari per la vendita e la commercializzazione. Um, non sono sicuro di aver capito al 100% la domanda, ma penso che eh, in Italia manca in generale un po' di chiarezza uh, e in molti paesi europei, cioè come funziona la salubrità dei generi alimentari dal punto di vista um, diciamo, legale e giuridico. Abbiamo un sistema che è chiamato HCCP che controlla uh, diciamo, la produzione e il uh, governo fa dei controlli sul modo in cui noi controlliamo il nostro lavoro. È un po' strano, è un po' difficile in realtà da spiegare, tuttavia eh, il pubblico italiano forse conosce di eh, cosa sto parlando e questo significa che non abbiamo alcun obbligo di fare un controllo sui generi alimentari perché sappiamo che eh, tutto ciò che facciamo è già... Di base controllato in ciascuna azienda e, e quindi c'è perché c'è un manuale, no? il manuale eh, a cui ogni azienda deve attenersi per mantenere la freschezza e la salubrità del eh, cibo, e questo cambia naturalmente da prodotto a prodotto. Il problema è che se eh, non si lavora bene, eh, non c'è la possibilità di controllare. Uh, possiamo solo um, mandare uh, il, il genere alimentare in questione in un laboratorio per un ulteriore controllo, ma sapete, in termini di efficienza non è uh, un ottimo risultato, anche proprio in termini di efficienza economica, perché ci sono dei costi uh, abbastanza elevati. Non so se sono stato chiaro nella mia spiegazione. Abbiamo un'altra domanda di, uh, da parte di Ai Yamada che uh, lavora nell'ambito della ristorazione uh, e chiede uh, appunto uh, della Um, fa una domanda rispetto al caffè. Uh, in Italia il caffè è bevuto tantissimo. Immagino che ci siano molti rifiuti derivati dalla produzione del caffè. Uh, lei si occupa di uh, funghi e uh, lei uh, diciamo è molto interessata all'utilizzo al, um, uh, all dei rifiuti del caffè per. Uh, Uh, appunto per la sua produzione e chiede ai due partecipanti se ci siano delle simili uh, sinergie anche nei loro paesi. Beh, uh, sicuramente le abitudini alimentari sono cambiate molto negli ultimi 60-70 anni e quindi ovunque ci troviamo ci sono di differenze, e, ma in realtà c'è una, una tendenza all'uniformità delle uh, abitudini ed è un'ottima cosa perché uh, le Persone sono molto più attenti a ciò che desiderano, ma c'è anche uh, molta più attenzione alla tipologia di rifiuti che di fatto diventano tutti più simili che vengono dal Nord America o dall'Europa. Tra questi ci sono appunto i rifiuti derivati dalla macinazione del uh, caffè, quindi dalla torrefazione da quello che cade nelle torrefazioni, uh, e e quindi produciamo a livello globale di grande quantità di eh, caffè e i rifiuti del caffè si possono utilizzare eh, per appunto il proprio terreno, possono essere rimessi nel terreno e bisogna possono, eh, possono stare anche un po' attenti però al pH perché eh, potrebbero, in, 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 potrebbero utilizzare i rifiuti del caffè potrebbero alterare il pH in maniera non par, mh, particolarmente piacevole e, vengo, e il caffè viene utilizzato ad esempio per fare delle maschere di bellezza, quindi nel beauty. Eh, ci sono per esempio alcune, alcune tipologie di mele, anche prodotti derivati dal pollame, e sono circa 50 miliardi di polli che vengono um, macellati nel corso dell'anno e vengono utilizzati quindi la produzione del caffè viene utilizzata anche per alcune tipologie di questi prodotti. E, um, io ho detto uh, che. Uh, I rifiuti sono un fallimento della creatività e dell'immaginazione. Dico però d'altra parte che i rifiuti non sono tutti uh, uguali. Uh, naturalmente uh, uh, sprecare un chilo di lattuga è diverso da sprecare un chilo di manzo per tutto quello che è connesso alla produzione. Vorrei sottolineare questo aspetto. Anche la scala. È, di riutilizzo è molto importante perché, eh, la, perché ci sono tonnellate di caffè possiamo utilizzare appunto eh, il caffè eh, per i funghi prima e dopo e eh, è necessario perché, perché si può, perché, per esempio, eh, li possiamo utilizzare anche per altri um, ortaggi, ad esempio il caffè. E quindi il modo tradizionale. E quindi bisogna magari considerare un po', un po tutto. Um, E bisogna anche considerare che tutto anche uh, ci sono, mi viene in mente per esempio l'utilizzo dei uh, prodotti e, e uh, come i prodotti della ricotta che possono essere utilizzati per creare altro formaggio. Uh, e naturalmente. Eh... Per me? è un modo per uh, creare un prodotto migliore e un elemento migliore. E poi c'è anche questa questione relativa alla politica, ai legislatori, perché quando io per esempio parlo del formaggio oppure Carlo invece... Parla dei suoi animali. Logicamente ci potrebbero essere dei modi per far in modo che questi bioprodotti vengano utilizzati nel modo migliore. Grazie, grazie Carlo, grazie Johnny. C'è un'altra domanda dalla Giappone. Stavamo parlando della del circolo. E che cosa possiamo fare nella vita quotidiana per poter aiutare a questa circolarità? Per me la cosa più importante da fare è scegliere dei prodotti che provengono dalla regione e da persone che conosciamo. Quello che suggerisco è entrare in contatto con il produttore. Quindi non creare una catena lunga dal produttore al consumatore, perché questo ci permette di non avere il controllo, mentre se io guardo negli occhi del produttore, io posso capire se mi sta dicendo la verità, se quello che mi sta dicendo è corretto oppure no, e posso capire quello che sta facendo. Per me è il modo migliore per avere un consumo più positivo e produrre quello che si può produrre, quindi dalla fermentazione. Bene, grazie. Vorrei anche dire... Un altro consiglio è di essere come vostra nonna, perché sicuramente se si, possa, se si copia il modo di operare, di cucinare delle nostre nonne, ci saranno meno sprechi. Spesso in passato questo è dovuto al fatto che non c'era molta scelta, non c'era molto benessere, non c'era l'abbondanza che c'è oggi non si era in un mondo industrializzato nel quale ci troviamo oggigiorno e cercare di comprare gli ingredienti e non i prodotti. Quindi se si compra la farina e le uova potete fare la vostra torta e non comprare la torta. Quindi cercare di produrre delle cose per voi stessi è una cosa positiva e buona per voi, per le persone che amate ed è qualcosa che è davvero interessante noi spesso perdiamo l'occasione di fare questo questo è il problema grazie e poi c'è un'altra domanda dal giappone per Johnny io ho un piccolo orto e sto coltivando la verdura, ma come posso capire se il terreno ha le condizioni ottimali oppure no? Beh, non sono un esperto di terreni, ma potete la cosa che potete fare è analizzare il pH. Potete comprare un test per analizzare il pH del terreno. Il terreno è davvero qualcosa di importante da analizzare. Se lo prendete in mano e analizzate un po' il vostro orto, potrete rendervi conto che è il terreno stesso che vi parla, perché avrà un odore particolare. Magari sarete quasi invogliati dall'assaggiarlo per quanto odora bene. Quindi lo riuscirete a dirlo, se l'odore è positivo, sicuramente è possibile dire che si trova nelle condizioni giuste, mentre se il terreno è troppo, probabilmente è stato sfruttato in modo eccessivo. Magari non ci sarà un, un odore... Particolare. Quindi secondo me dovrei, dovreste fidarvi di, del vostro istinto, dei vostri sensi, e poi utilizzare come ho detto una kit per analizzare il pH. Ma dovete ricordarvi di aggiungere anche delle sostanze nutritive, dei composti. Grazie Gianni. E poi abbiamo l'ultima domanda. Grazie Gianni e Carlo. L'ultima domanda è qual è stato il prodotto di scarto con il quale avete lavorato che è stato più interessante? E che vi ha dato i migliori risultati dal punto di vista della sostenibilità? E pensate che la fermentalizzazione sia sempre una qualcosa di positivo? Beh, magari posso eh, rispondere alla seconda parte. Io non credo che la fermentazione sia. L'opzione migliore la creatività è l'opzione migliore. Quindi so, conosco persone che utilizzano dei prodotti di scarto, lo mettono nel forno e poi producono qualcosa. Magari va bene per un ristorante, ma non per un produttore. Quindi bisogna contestualizzare la soluzione. Magari per un agricoltore sarà facile mettere un composto. E questo è un altro uso che un ristorante o un produttore come me può fare. La fermentazione è davvero ottima perché il sapore dei della... prodotti fermentati è ottimo. Ad esempio, per quanto riguarda le cipolle, le fermento. e magari se invece le lascio asciugare le lascio seccare non hanno lo stesso sapore. Beh, è una domanda interessante. Ci sono davvero innumerevoli usi del cibo che esistono nelle tecniche antiche. Possiamo Sceglierne una, una delle mie preferite, una salsa, perché è molto facile da fare. Si prendono in realtà l'interiore del pesce, e poi si crea una sorta di salsa, e si aggiunge logicamente un ingrediente importante che è il timo. E viene trasformato questo liquido uh, marroncino. E io ritengo che la cosa principale è la semplicità di, di questo ingrediente perché si prendono appunto, come detto, l'interiore del pesce. Ma ci sono anche alcune. Uh, culture, culture che ad esempio utilizzano l'interiora del pesce quindi non si tratta neanche di un prodotto di scarto Grazie, grazie Gianni e Carlo. Vorrei dire a tutti di controllare la chat, c'è un link per l'evento successivo che si terrà alla Biennale di Venezia e avverrà il 14 di maggio. Quindi avremo come ospite l'architetto del eh, Giappone. Quindi, se potete cliccare su questo link, potrete registrarvi e partecipare a questo evento. Potete poi anche cliccare il terzo link ginoa.itly.substack.com e poi se volete contattare Johnny o Carlo trovate qui i siti web, i loro siti web http://drjohnnydrain.com e il sito web del signor Carlo nesps slash neslerit Grazie, grazie per avete per aver partecipato. Adesso vi chiediamo di attivare il vostro microfono. Vorremmo ringraziare Johnny e Carlo e vorremmo quindi offrire un grande applauso. Grazie, grazie per aver preso parte. Vorrei vedere in questo momento tutti. Vi ringrazio. Vogliamo ringraziare nuovamente Gianni e Carlo e tutti coloro che hanno partecipato oggi. Grazie per le domande che avete fatto. Per ulteriori informazioni per il successivo incontro potete controllare la nostra newsletter. Ci vediamo presto e buona fermentazione. Grazie Carlo, grazie.